Mi vedo vomitare. È la finta morta di fame. E voilà! Il giga pancake mele cannella. Comunque è bellissimo. Sono assolutamente abituata a fare tutti questi giravolte. Mi vedo vomitare. Allora, vi faccio un piccolo update qui live dal parcheggio, perché sapete che a me piacciono le cose on the road. Allora, ho fatto la prima lezione mercoledì scorso, è andata bene, non mi sono uccisa, sono ancora viva. L'insegnante ci ha detto che praticamente il primo esercizio che dobbiamo imparare e l'esercizio base è il salto in avanti, cosa che io la guardo faccio, cioè davvero si inizia con un salto mortale. Ok, e io sono totalmente senza tecnica su questo, quindi a lezione abbiamo fatto un po' di esercizi propedeutici per imparare e oggi sono tornata qui da sola, visto che avendo prefatto l'abbonamento ho a disposizione la palestra quando voglio, quanto voglio, quindi sono tornata e ho fatto degli esercizi. Mi piace tantissimo, non vedo l'ora di vedere dei progressi, perché ammetto di non essere abituata a non essere brava in qualcosa. So che non è bello da dire, ma ammetto che in quasi tutti gli sport in cui mi cimento sono abbastanza veloce ad imparare, mentre qui, essendo uno sport più di tecnica che di forza, mi trovo in difficoltà. Però ho tanta motivazione, voglio davvero davvero imparare e spero che i video che ho appena fatto mi servano in futuro per vedere i miei progressi. Per ora vi posso soltanto dire che ho la nausea e mi gira la testa. Infatti per fortuna adesso non torno a casa ma vado a sistemarmi le unghie, perché sono una schifezza, e quindi almeno riesco un pochino a risettare il cervello. Comunque è bellissimo. Io vi giuro, non vedo l'ora di farvi vedere i primi progressi, cioè non vedo l'ora di fare progressi, che ovviamente richiede del lavoro nel frattempo, ma io sono strapronta e stragasata. Unghie fatte, stomaco stabilizzato. Luna? Dimmi, cosa cerchi nella tenda, ispirazione? Sono tornata a casa e sono le 3:34 e sto morendo di fame. Per fortuna questa mattina, prima di uscire, ho fatto un pochino di meal prep. Ho fatto saltare delle verdure, zucchine e peperoni. Ho preparato il couscous, che questo è quello di grano saraceno, e è l'apoteosi del gusto terra, che si prepara semplicemente versando dell'acqua bollente direttamente sul couscous, mescolando e poi lasciandolo riposare. Quindi adesso devo soltanto assemblare il tutto aggiungendo due scatolette di tonno e dell'olio. Qui abbiamo un'affamata, vero? Affamata, madonna, come se non mangiassi. Non hai mangiato 3 ore fa. Vai.
Ma fai la finta morta di fame. Vieni qua, a modino, dai. E non sporcar per terra. Il pranzo è servito. Ore 15 e 45, meno 10 minuti. Anche se ho mangiato tardi, tipo 3 ore fa, voglio fare merenda prima di andare agli allenamenti degli Adidas Runners perché questa sera ceno tardi e anche perché ho fame. La merenda di oggi è una merenda che chi mi segue dai tempi di Piacenza si ricorderà perché è il paninetto. Consiste in 2 gallette, che queste sono quelle di grano saraceno. Oggi è la giornata del grano saraceno, lo adoro. Un velo di frutta secca a piacere, io burro di pistacchi e un velo di albume, semplice albume, noiosissimo albume cotto in padella. Come vi dicevo, questa sera ho gli allenamenti, infatti sto uscendo, sono in ritardo, as usual. Ma ho fatto un pochino di meal prep, ho preparato la passata di pomodoro e le melanzane, così da arrivare a casa e cenare con la parmigiana di melanzane fatta al forno. E qui sto anche preparando il pancake per domani mattina, perché domani mattina esco di casa molto presto e questa sera so che sarò stanca e non avrò voglia. Quindi ultra meal prep. Tadan, giga pancake, mele cannella, che tra parentesi è ritornato in auge in quanto è periodo, ormai è freddo. Io scappo agli allenamenti. Guardate questi pantaloni, guardate che stile, ragazzi, cioè i leggings con sopra il pantaloncino ed è fatto apposta con il calzettone alto. No, non esco in ciabatte, metto le scarpe, ma scappo perché sono in ritardo. Addio. Tornata a casa, ho assemblato la parmigiana che adesso picco in forno e aspetto solo che si sciolga il parmigiano sopra perché tanto è tutto cotto. Parmigiana accompagnato da gallette per cena. Vi mostro il mio sacchetto del tesoro. Guardate, i cioccolatini. Non me lo sareste mai aspettato, eh? Quindi cioccolatino adesso. La mia giornata finisce qui e vado a letto presto perché domani mattina ho il treno alle 6:50 per raggiungere Jimmy a Prato perché domani c'è il battesimo della mia nipotina ed è per questo che mi sono fatta le unghie bordeaux perché si abbinano al vestito color senape. E poi domenica mattina partiamo presto con la macchina perché io tutto il giorno ho un corso d'aggiornamento. Penso che questo video alla fine sia abbastanza lungo e vi ho fatto vedere un bel po' di cose. Quindi io vi saluto, vi ringrazio, spero che il video vi sia piaciuto. Se così è stato, lasciate un mi piace. Iscrivetevi al canale, lasciate un commento. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!